Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Hi everyone, welcome back to my channel. Domani è il 1° luglio e si festeggia il Canada Day, la festa nazionale canadese che nasce per celebrare l'anniversario del British North America Act, redatto il 1° luglio 1867. In quella data, nota in passato come Dominion Day, vengono unificate le colonie britanniche del Nord America, Nuova Scozia, New Brunswick, Ontario e Quebec. Il paese oggi conta 10 province e 3 territori. Il 1° luglio 1983, il Dominion Day, si trasforma ufficialmente in Canada Day e da allora viene festeggiato ogni anno. Vediamo un po' in che modo i canadesi celebrano questa giornata tanto importante. I festeggiamenti avvengono di solito all'aperto, con parate, spettacoli aerei e marittimi, fuochi d'artificio, concerti, fiere, colazione con pancake, barbecue. Ma c'è anche chi preferisce andare in campeggio o nella casa al mare per godersi la giornata in assoluto relax. Inoltre, i nuovi cittadini canadesi prendono parte ad una cerimonia di cittadinanza. Anche i canadesi residenti all'estero amano celebrare questa festa ufficiale. A Londra, ad esempio, dal 2006 i festeggiamenti si svolgono nella celebre Trafalgar Square. In Canada e altrove, la gente si dipinge il viso di rosso e bianco, i colori nazionali del Canada, ed espone con orgoglio e patriottismo la bandiera canadese. Quest'ultima consiste di due rettangoli rossi ai lati per ricordare il sangue versato dai canadesi caduti nelle due guerre mondiali ed una foglia rossa di acero, maple leaf, l'albero simbolico del Canada, nella parte bianca centrale. Una delle particolarità della bandiera canadese è che la banda centrale bianca è più grande delle due rosse laterali, per questo si chiama banda canadese. Il rosso e il bianco, sin dal Medioevo, rappresentano i colori della Francia e dell'Inghilterra e dal 1921 sono divenuti anche i colori nazionali del Canada. Anche la foglia d'acero ha radici storiche profonde nel passato del Canada. Dal 1700 infatti viene adottata come emblema dai franco-canadesi lungo il fiume San Lorenzo e da allora diventa lentamente un simbolo nazionale. Nel 1868 viene incluso infatti negli stemmi di Ontario e Quebec, ma solo nel 1921 viene aggiunto allo stemma canadese. Dal 1876 al 1901 la foglia appare su tutte le monete canadesi e da allora rimane sul penny, ovvero la moneta da un centesimo di dollaro. Il simbolo è utilizzato anche come logo da numerose compagnie canadesi come la Air Canada, i Toronto Maple Leafs della NHL e nel calcio la Toronto FC. Grazie per la visione, thanks for watching, buon Canada Day e alla prossima!